Tanti auguri di buon Natale. Grazie, tanti auguri, buon attenda, tanti auguri. Ai nostri amici che ci guardano da casa. Auguri, ciao, tanti auguri di buon Natale. Buon Natale. Divertitevi in questi giorni, mangiate tanto. Non no, che mangiate tanto, mangiate poco. Mangiate. Siate felici, questo è il nostro siate augurio. Più che tanto ombre, mangiate le cacionette, mangiate le cilipedite, mangiate tutto, mangiate. Basta. Di panettone no però, allora, facciamo? Stasera facciamo una pietanza per la vigilia di Natale. Come si chiama? Si chiama Luco Baccalà. Di Maestro Vincenzo. Chi era Maestro Vincenzo? Maestro Vincenzo faceva lo scarpato, lo ciabattino. Lo scarpato. Però gli piaceva pure a cucinare. E quando è la vigilia, guai se ne tenevi lo baccalà. Facevi la cena della vigilia che sette portate. Ci volevi lo baccalà fritto, lo baccalà arrosto, lo baccalà in umido. Ma sempre un baccalà aereo! Non li mangiare la vigilia, la carne non si mangia. E va bene per lo spaghetto di lui! Pure se facevi gli spaghetti con la sardella, perché tante cose buone se facevi. Ma questo mi sembra che si assume a uno spaghetto che fa tornare per la rasca, E poi si faceva, non lo so, la verdura con lo sugo, le verze col sugo, che uno di queste volte faceva vedere. Oh, questa sera noi facciamo lo baccalà di Maestro Vincenzo. Chi ci vuole? Chi ci vuole? Ci vuole lo baccalà che la metta a molle. Baccalà a molle, già l'aveva avviato. Ne sparagnete, dovete prendere quelli che costano, perché lo baccalà una volta si mangia per fama. Bravo. No, costa le quattrine. Da essere fatti già. Avete visto come ci vuole? Poi che ci vuole? Ci vuole la farina. Perché serve la farina per fare? E poi la birra, ci vuole la birra, eccola qua, per fare la pastella. Ci vuole naturalmente lui per freire, ci vuole l'olio di arachidi, mi raccomando, che regge mille calore. E ci vogliono tre peperoni, però devono essere di questo tipo e devono essere per amore. No, questi dopo vi faccio vedere, è una sorpresa natalizia che si fa con i peperoni. Allora, adesso cominciamo. Allora, che naturalmente, signore e signori, buonasera. La regina, questa è la vigilia di Natale, ma ha fatto le regali di Natale, questa volta non è venuta Fafina, quella scurticata, sta zitta, ma se non è Fafina è basta, ma se tu mani... Signor registro? Guarda lo registro. Non ti segli in uccia a te, no, ti segli in uccia, ci vuoi un tempo, ma ti segli in uccia, non ti preoccupare. Scusate, signore, un applauso tutti quanti per la regina del Natale, Comara Fafina! Grazie, ma che Comara Fafina? Ne vuoi fare l'applauso? Ne vuoi fare? È Natale, siamo tutti più buoni, è Natale. Datemi un bacetto. Ma vatto di gambe! Allora, datemi a me, io mi metto a mezzo per voi. No, non buono. Teniamoci che la regina, teniamoci che... Comunque, questa sera ti faccio. Buonasera a tutti, vabbè. Io sono la regina. Dei minuti, mi piace. Allora, capiamo a fangi, mi piace. Allora, bisogna prendere il baccalà. Fa che cosa? Ecco, metti vicino a me. Allora, io taglio a pezzetto. Allora. Metto un problema fra di lui, però. Allora, aspetta, no, tu metti a farlo. Dai. Prendi un coltello che vada bene. Va bene, ecco qua. Non mi piace. Questo grosso non mi piace, quello mi piace, eccole qua. Dei tocchetti, no, un po' più piccoli, così, dai, così. Allora facciamo dei tocchetti. Li bocconcini si chiama. L'ultimo lascio intero così. Intero, no? Sì, no, quello si lascia intero così. Ecco, così, guardate, poi lo facciamo vedere bene. Lo rimettiamo, allora, così, anche l'altro. Naturalmente noi facciamo un assaggio. Circa, ne sono circa 250 grammi, poi fatene in base quelli alle persone, in base alle persone che serve. Allora, un attimo, mettete di che là. Allora, guardate, i pezzetti devono essere così, guardate, tutta polpa, non togliete, io non lo tolgo. Teresina! Stai ecco la persona. E adesso mettiamo a fare la pastella. Ci vuole della farina 00,
poi ci vuole della birra. Ci posso mettere a fare, mettere lui per free? Che cosa? Lui per free, sì, ci posso mettere? Aspetta un momento. Allora, così, così mettiamo. La pastella non deve essere molto liquida, deve essere un po' paccuta, insomma. Così. Eccoli qua, io non faccio che cosa di buono, sono messo lui a frega, se no non arriva, perché quello è un dito. Quando vede queste, che si mette le cose, ci capisci un niente. Ma state zitto, fatti la legge. Te ne siete, eh? Arpiti qui, mettere che come va, questo te lo sfascio, anche se me ne sono barate, lo devi fare con i fiumi rinde. Eccoli qua. Sta mezza scallettata. Te, come ne fai fa la pastella, te? Ecco, non ti preoccupare. Ne muovo a buon. A buona cucina. Ti vedo un po' ingrassato, comma. Mi sono ingrassato, no, quindi non è che mi sono ingrassato, è che mi sono buttato lo stomaco a vedere un male vedere, capito? Mi si è avuto i trippi, come si dice in italiano, va buon. Quanta mi dispiace. Pure a me mi dispiace che mi schietti tu, però non gli fa niente, non ti preoccupare. Mi raccomando, niente sale, non è, mo ti caccia. Niente maldicente. Che niente maldicente, niente sale. Non gli fa fare il saiuco. Non gli faccio fare il saiuco. Metteteci un senso come al solito dal basso in alto. Mettete a chi io, fammi tagliare le pepentone a me. Nel frattempo... Donetto, mo tagli i pepentoni. I pepentoni. Allora, i peperoni, i pepentoni, questo a corno. Ma le pulite i pepentoni? Sì, è pulito. Allora sta. Allora, lo devi tagliare a metà. Ecco, va bene. Giusto a metà, così, così. Ecco. Bene, così. Sì. Guarda a me, veda a me. A guarda a me, lo scurtegano. A guarda a me, non sì. A Sant'Ondere. Adesso togli, levi le filetti che sta dentro. Lo di dentro. Ecco. Mi raccomando, non fateli rompere. Come fa quello? Non lo fate rompere. Comba, ma perché la commari si dà il peperone a corno? Si dà il peperone a corno perché... Sono riesco perché... Dai, comba, fa così, fa così. Sì, comba. Così, che tanto anche con Pamaglio mi accimenta a me. Com'è, comba, aiuto, comba, aiuto. Guardate, guarda, allora, gli uomini qui che avevano finito. Teresina, te pigue. Allora, e che ti succede a te? Che ti fa? Mi cimenta anche con Mario. Senti a me, che intanto poi ci sta Teresina. Io per farla cimentare da Compa Mario, a Compa Mario in Brest, l'ape quando va a carriare le ceppe. Mezza gallinaccia a Natale e mezza agnella a Pasqua, a cucina cimento un po' quella e te stai lo so, e la butta la mente si lamenta quando la passando martedì mi da portare anche i cocci che non lo mette là dentro, si lamenta, te la mente lascia aperto. Allora questi li devi schiacciare, aspetta, la pure schiaccia, ne vedi che stiamo a fare una cosa alla volta, poi si fa. Ci stia, ci cuccia a quello che dicevi, o a tuci o a tam, una cosa potevi fare, o al cuccio o al cam. Te ne ragiono, povero uomo, ci cuccia, che quasi faceva il manuale. Ecco, fammi vedere, dai, fai vedere un pochino. Guardate, scusa, mezza la pastella da essere a cucina. Mezza no. Un poco. No. Ma non potevo fare... No. Va bene, mettiamo così. Adesso noi prendiamo il baccalà e li mettiamo a mezza la pastella. Così, guarda, così. Ha trovato lui, vedi un po'. Dammo che ci sta. Così. Imparata. Io ho fatto la scuola, Sì, la scuola al terzo piano, ha fatto mi piace. Ma che ne capisci tu? State zitti tu, non al terzo piano. Vedi che questo faceva la scuola mentale, sì, quando è passato, quando si è morto la maestra. State zitti. Sì, per piacere, che è stato allora, tutto qui. Hai un'altra, dentro un'altra fessoretta. Bene, fessore, bene. Dove sta la fessore? Là, quella grossa. Teresina! Fatta Teresina. Metteteci un po' dove di leve questa volta, per fare più pepentoni. Cuci, guardate. Ecco, così. Già basta.
a quando li facevamo a scalà. Allora, li mettiamo a così. Ti posso aiutare con Bacca? Sì, no, aiuto, aiuto. Tu mi puoi fare quelli che ti pare. Sì, fai un etto. Allora, vado a fare tu che ci stiamo cingiando. Dai, fammi vedere queste cose a me. Dai. Sono venuto. Dai. E quando a tempo ci mette? Ecco, con me, ecco. Va, allora, con me, va. Allora, Michele, allora. Abbiamo fatto così, guardate, così, dopo le coltelle, però senza tagliarle, la vedo da incidere così, ma non la buccia, così, non porta, così, no, così, da mamma, così, oh, ecco qua, così. È quasi pronta qua, dai, la forchetta ci sta, così. Teresina, dammi la forchetta, eccoli qua. Teresì, tutte ti tengo a cercare però, una cosa, almeno uno. Ma ci sta Teresina, che questa è la moglie di un regista. La moglie di un regista. Sì. Spiegati come io volevo sapere il regista che manda. Reggi, che regge? Ma non il registro. Com'è il regista? Ma però se ci volesse. Ah, ci sta la carta scotta. Scotta. Chi è Scott? Chi è questa cotta? Sì, la carta scotta, come si chiama? Lo Scotex si chiama. Embe, va buono, dai. Allora posso... Ignorante, mamma. Posso abbia free? Abbia free. Embo, leggeretto. Armetticelo qua. Dai, Teresi, dammi un po' di farina. Eccoli qua. Ma perché i ficcucini? Non se si letto, per l'altro. Perché se tu i ficcucini, questo come ci va Luca, allora si sa torcere. Invece da armane larghe, questo modo ci faccio una cosa. Guarda, come li vedi che fa? E la saccia, te le dedicare. Li vedi che fa? Teresi, sì, sta a pensare alla commare, sta a pensare all'accidente che gli pei, la commare, Così. Si sta a fare. Ah, povero no. Così? Bello, così. Attenzione però, non attacca la cosa di fuori, perché dopo se no si apre. Così? Io un bacio alla goccia, voglio aver salato questo, però che vuoi fare? Senti tu, senti. Eccolo qua, capisci quando è bello? Commatele, lavate le mani, sì. Mo so io da Lucessa. Mo me li cacciate, proprio dalla saccoccia me li cacciate, allora. Mi sono lavato le mani, ti lavate le mani. Questo dopo è un assaggio. Non ti preoccupare, come le mani. Ma dopo te le faccio io domani a sera. Te le fai questo domani a sera. Che vengono con a tombola domani che viene a Natale. Sì, a tombola. La cinquina fai, non la tombola. Una bella tombolata. Ti fai una tombolata, sì. Comare. Lo so. Ti faccio cantare, come cacci le pallette io, comare. E quello frisco. Poco ci volesse, però, una canzonetta di Natale ci volesse. La canzonetta di Natale li faceva capitarmi. Lozzi! Chiamè! La 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 chi è? Metta bene. Dai, metti con me, metti. Mezzo pieno, sì. Mi è molto scappato, ne fa niente. Al punto, che ci faceva una travolta. Ma quando sto meno bella, pastella. Le sacce. Ah, come va? Aspetta. Questo è picciato. Sì. Bravo, lo zio, bravo. Vado a fare una passeggiata, lo zio. Dopo te li dico, dopo. Dopo te li dico. Fai fina. Dì a Teresina, se ti danno piattarelli per metti sta roba un po' che l'arcaccio. Teresina, un piatto. Ma c'è un ritmo per te, yes. Allora, mentre intanto il baccalà si sta freddo, ecco il piatto, mettiamoci un po' di carta, mettiamoli, ecco, c'è tempo ancora. Allora, così. Intanto li dipendo. Vieni via, mettamelo di tucci con me. Dammelo di tucce e faceva così, e faceva così. Non è caro!
lingua, però non lo riduci, la lingua si può. Qui fa solo le commedie, fa mica fare le cose serie. Dopo fa lo chef, ma dove va a finire lo chef tu? Povera te che... Allora, mo che sta pastella qui, eh? Dici che ci faccio? Due cucchiarelle di nonna. Due cucchiarelle. Allora, la pastella che ci avanza non si butta, non si getta. No, no. Perché ci si fa le cucchiarelle, la fa piccirelle però. Picci, picci. Picci, picci. Cucchiarelle scarse da essere. Scendi, li faccio piccirelle, piccirelle. Oppure ci si frì la lingua della dice che questo con ma zacco mi si sta girando lo fazzolo per quando mi scingo a preoccupare guarda ti passeggi una cosa papi mi consigli da me va che i tre parte va che adesso non ci sta trippa per gatti anzi lei che ci sta magari sa cicci detto tra di noi già collaudato. Sì, lui la, ce l'ha udato, sì, ce l'ha udato. Quanto è bello. Ti sono andato bravo. Sono bravo. Ma ci faccio che ti faccio un pazziarello che te che tra che ci fai? Che te ne vuoi dire? Non me ne vuoi dire? Ma un po' di sasso, Pepe non ce l'hai messo. Se ci metto lo sale, quando esce sacco? Mettici un crepè, mettici un colucello. Aspetta, poi ce ne mettevamo uniti, gli accumarava qui. Hai visto come è? Signor regista, ti piace? Ti un po' chiusella, che mi si fa... A ci vuole l'anguardatura dello schermo. Guarda come metto lo sale, la comba. Sì, sembra che sta a mettere un coso, la sulfizza, sembra che sta a mettere. Mettici un colucello di sale, mettici un colucello. Così. Andò l'una caccia qua. Allora, quelli che sono diventati già color li potessi pure cacciare. Quelli li può cacciare, sì. Sì. No, quelli lui ne fa così come si rovina. Si vede cosa succede. Che tutti lui li caccia? No. Questo la tira la carta. A me sta frittura mi sembra un bovito pallido. Pallistano. Sì, la pedisci tutta. Bravo, come era va bene, se la rendenne. Tu vero, come? Ma quello si frì troppo, quel si indostra. Sì, ti ingattisco anche gli chef. Povera me. Molto di chi è se questo è buono? È buono. È buono. Mi sbatto un po' sta pastella, se no mi sozza gli occhi. No, quelle da stare là dentro un po' così se la cosa bella è lui. Allora avete capito? Mentre Donetti sta a frire un baccalà e sta a fare le cucchiarelle. Lo compare teatro da fa. Allora, Marco Manni, i peperoni devono restare un po' croccanti, si da cuoce appena. Quando vedete che sono un po'... Sì, si caccia. Quando vedete che si sono belli, non devono diventare mollicci. Va bene, ma lo comparatore, vedi? Che maestro che era. Ma non so farlo comparare. Ma state zitti. Compare le facce canne ruere. Se tu che le sai. Allora le vuole la cucciarella. Sì, la cucciarella sì, così, dai. Dalle queste morsai da solo. Quando assate, ecco. E quelli chi è? Quindi abbiamo scottato i peperoni, i pependoni, che un po' di olio di oliva è un po' extravergine di quella abruzzese e con un po' di sale. Devono restare
belle croccanti, croccante. Non devono diventare molli molli. Cusci. Adesso prendimi per favore il piatto da portata. Questo? Sì. Ciao. Così. Ciao. Così. Ciao. Comba, ma chi ci fa la stella di Natale? Io fa la stella di Natale. Facciamo così. Facciamo così. E facciamo così. Ecco qua la sorpresa. Dobbiamo fare, guarda, facciamole vedere, una stella di Natale. Guardate con i peperoni scottati che devono restare un pochino. Adesso al centro ci andremo a mettere naturalmente il baccalà fritto e le cucchiarelle. Passami il baccalà per favore. Prego, eccolo, ecco qua. Qua. Allora, vieni un baccalà. Bello, no, così. C'è proprio cucchiare, non c'è. Muoviti le mani che sono pulite. Così. Così. Sì. Ecco. Un altro pezzettino. Voi immaginate la sera della vigilia che portate a tavola una cosa del genere, semplice da fare. Adesso vi faccio vedere. Mi dai un po' di Scotex? Lo Scotex! Ecco, così. Vediamo. Allora, guardate. Guardate che meraviglia, bella, bella, la stella di Natale, l'ubac balà di Maestro Vincenzo, baccalà e pepedone di Maestro Vincenzo, che naturalmente non l'aveva aggiustato, non cuce. Adesso, ecco, la mettiamo lì. Un minuto. Un minuto che si pone per le cucchiarelle, poi lo mettiamo insieme al baccalà, da mangiare insieme. La cucchiarella che, essendo stato fritto nell'olio dove ci avevamo fatto un baccalà, ha vinto un po' l'odore, il profumo del baccalà. Quindi quando voi mangiate insieme al pezzetto, ci mangiate anche un pezzettino di cucchiarella, sapete che tutto sa di baccalà. Poi ogni tanto col coltello tagliate una striciolina di questo peperone che è rimasto un po' piccante e avete a vedere quanto è buono. Buono, come te, con me. Buono, buono. Sì, buono. Ma io una cosa, chi gli può fare tu? Con me, spieghile tu. Avvicino sul piatto. Dai. Come ne metti insertato? Come ne metti? Allora, mettilo vicino, sopra, così. Ecco sopra, così. Mettiamocene. Altro di lato. Così, basta così, metti quello, basta così. Li mettiamo il resto? No, ecco qua. Va bene. Adesso lo baccalà insieme alle cucchiarelle, quindi baccalà e cucchiarella da mangiare insieme al peperone che è una stella. Allora, a Natale ogni scherzo vale, no, Natale è nero. Ci vogliamo bene tutti. Tutti quanti, ecco, la vigilia li facete che lo baccalà, ecco. E a Natale che ci mangiamo? A Natale ve lo diciamo un'altra volta. L'altra volta vi dicevo che si mangia a Natale. Uè, ma raccomando, facete sto baccalà che è buono da avere. È buono e bello. E tu che perché fai? Anche l'occhio vuole la sua parte. Perché quando io a Antonetti gli sono dato la zambata l'anno spezzello, a voi sono dato pure un cazzotto dentro un occhio, perché anche l'occhio vuole la sua parte. Lo so. Però se ti mamma, ma tu a posto di un baccalà che non ti tanto piace, che fai di mini lucefale per la vigilia di Natale? No, io la vigilia. Auguri a tutti! Giusti. E a buon intenditore poche parole, mamma! Grazie, buon Natale! Ciao, auguri a tutti! Ciao.
mana 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 mana